Carta Magna per tutti ragazzi, io sono Michele del canale Addicted to Games e oggi giocherò per voi Dragon's Dogma Dark Arisen, quello che secondo me è uno dei titoli più sottovalutati di sempre e che ricorda un po' Dark Souls. Questo gioco venne rilasciato nel 2013-2014 per console di vecchia generazione, ovvero Xbox 360 e PlayStation 3, è riproposto da pochi giorni su PC ad un prezzo fantastico. Il gioco, ragazzi, è veramente epico. Graficamente è molto leggero, fluido e ben fatto. Si basa totalmente sullo scontro contro enormi creature. Il modello di combattimento ricorda molto quello di Dark Souls, è veramente tanto dinamico, ragazzi. Potremo affrontare una varietà enorme di nemici, essendo aiutati da queste pedine, delle creature, degli umani di varie razze comunque, che andremo a trovare durante le nostre partite e che faremo crescere insieme al nostro personaggio e che ci aiuteranno in tutti i nostri combattimenti. Nei combattimenti sarà possibile, ad esempio, prendere dei nemici e buttarli da qualche parte, anche per esempio in un precipizio. Ma la cosa veramente bella di Dragon's Dogma sono questi combattimenti tattici contro enormi nemici come questa chimera, ragazzi. Scontri che andranno eseguiti in maniera sempre diversa. Come in questo caso sarà necessario dividere le varie parti di questa chimera, partendo dalla coda per poi passare alla parte superiore per finire con la testa, ragazzi. Questo gioco, Dragon's Dogma, è interamente single player. Non ha nessuna modalità multiplayer, per quella arriverà l'MMORPG più avanti. Ecco ragazzi, in questa parte sto tagliando la coda della chimera per indebolirla un po', per evitare che lanci ancora delle magie. E ora andremo a finirla del tutto con qualche attacco di spada. E ragazzi, dopo questa scena inizia il gioco vero e proprio. Infatti questo è a tipo un prologo. La grafica, l'ambientazione è molto dark e mi ricorda molto Dark Souls. Ora creeremo il nostro vero personaggio, dandogli un nome, un soprannome, una corporatura, un tipo di voce e potendolo personalizzare veramente in ogni minimo dettaglio. Finita questa fase inizierà la nostra vera storia. Inizierà tranquillamente, ma verrà bruscamente interrotta dall'arrivo di un drago che andrà a compromettere tutti i piani del nostro personaggio. Infatti, senza spoilerarvi troppo la trama, noi verremo lasciati soli contro questo drago che ci sconfiggerà facilmente e ci toglierà il cuore. Quindi dovremo scegliere una classe tra guerriero, arciere e mago e andare a caccia di questo drago per riprenderci il nostro cuore. E il gioco continuerà così, scontrandoci con piccole e grandi creature, come ad esempio questo ciclope. Oppure l'idra. E queste sono solo le prime creature che vedrete in Dragon's Dogma. Bene ragazzi, questo è un primo sguardo a questo gioco. Voi cosa ne pensate? Lasciate un bel like e un commento qui sotto e se volete passate anche sul mio canale Addicted to Games. Bene, questo è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.